Che batosta e apostrofo, Barbara D'Urso riceve una brutta notizia, ecco cosa è successo. Selvaggia Lucarelli festeggia alle spalle di Barbara D'Urso, ecco il motivo. Giovedì pomeriggio Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un post sul suo profilo Twitter manifestando la sua gioia. Per quale motivo? Sembra proprio che la giurata di Ballando con le stelle ha vinto la causa contro la stacanovista di Mediaset Barbara D'Urso. Ormai tutti sanno che le due donne non si sopportano e in atto c'è una guerra mediatica che dura da diversi anni. Inoltre, c'è da dire che non è la prima volta che Lady Cologno e la blogger si scontrano in tribunale. Il messaggio di Selvaggia Lucarelli su Twitter. Esclusiva mondiale. Non farò comunicati stampa come fece la signora per far sapere al mondo che aveva vinto una causa contro di me e che mi ero rifiutata di scusarmi, ma basta un tweet, oggi ho vinto l'appello del processo Barbara D'Urso. Il fatto non costituisce reato. Sono queste le parole utilizzate da Selvaggia Lucarelli sul suo account Twitter mostrando tutta la sua felicità. Una nuova stoccata velenosa nei confronti di Barbara D'Urso per i loro storici contrasti, ma anche per informare tutti coloro che la seguono sui social network di come è andata a finire questa vicenda giudiziaria. La nota blogger sta festeggiando il trionfo in appello e per il momento sta esultando. Ora, però, bisognerà aspettare per vedere se la conduttrice partenopea deciderà di ricorrere in appello. Continua dopo il post. La diatriba tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli. Il tutto era nato 5 anni fa con un post in cui Selvaggia Lucarelli aveva commentato un'intervista che quest'ultima fece ad Aria Bignardi. In quell'occasione la giurata di Ballando con le stelle scrisse questo sui social network. L'applauso del pubblico delle invasioni alla D'Urso ricordava più o meno quello alla bara di Priebke. Dichiarazioni che non furono digerite da Lady Cologno che 2 anni fa aveva vinto la prima causa. Ora, però, è stata sconfitta. La diretta interessata farà delle dichiarazioni in merito, oppure ingoierà il rospo senza parlare?